Assolutamente, ci sono dei cognomi veramente terribili. No, dipende quante. Associazione Il Punto Rosa, Sant'Arcangelo di Romagna, Poliambulatorio Valturio, Rimini, ANED, Associazione Nazionale Emodializzati. Buonasera, ben ritrovati. Un nuovo appuntamento con Dica 33, appuntamento settimanale dedicato alla medicina e alla salute. Stasera ci occupiamo di diabete. Sono venuti a trovarci in studio gli amici di Diabete Romagna. Buonasera. Buonasera. La signorina, immagino, Anna Chiara Feltracco, coordinatrice dell'associazione Diabete Romagna. Buonasera. Buonasera. Poi di fianco alla signorina Feltracco c'è Alberto Cavalli, anche lui coordinatore dell'associazione Diabete Romagna, e infine Andrea Bertuccini, un volontario dell'associazione. Buonasera a tutti, buonasera, grazie per averci raggiunto qua nei nostri studi. Io partirei intanto con Anna Chiara dall'associazione Diabete Romagna Onlus. Cos'è e come si esprime sul territorio? So che avete una sede a Forlì. Sì, Diabete Romagna nasce nel 2015, per cui un anno e mezzo fa circa, unendo le esperienze virtuose delle associazioni del territorio di Forlì, Cesena e Rimini. Si è unita da poco anche l'associazione di Cesenatico, per cui lo scopo è unire queste piccole realtà del territorio, una grande realtà, appunto Diabete Romagna, un po' sulla scia di quello che ha fatto l'azienda ospedaliera, per cui appunto l'area vasta della Romagna, per cui la sede legale è Forlì, però chiaramente il territorio che va a coprire è tutto il territorio romagnolo, perché nella sola Romagna sono 63.000 le persone con diabete, per cui numeri altissimi. Questo è appunto lo scopo della società, proprio coprire tutto il territorio. E voi in buona sostanza sensibilizzate anche attraverso una brochure che ho in mano, sensibilizzate il problema della diabete, e la prima cosa che verrebbe voglia di sfatare è che purtroppo la diabete non ha un'età. È una malattia che può colpire i bambini, anche i bambini, come nel caso di questa brochure che è la vostra, eccola qua, grazie Stefano. Esattamente, il diabete è proprio, la caratteristica del diabete è proprio che può colpire chiunque, per cui per definizione qualsiasi persona può in un momento della vita trovarsi a dover convivere con una malattia che per definizione è cronica, per cui una malattia che una volta che viene diagnosticata accompagna tutta la vita. E qui appunto con noi c'è per esempio Andrea, che è un ragazzo che magari ci può raccontare anche la sua esperienza con il diabete, proprio per... Sì. Un volontario che vive quotidianamente il problema del diabete e che ci aiuta in qualche maniera a capire come si viene a contatto con il diabete. Esatto, cioè io adesso sono entrato in questa associazione molto molto bella da poco tempo come volontario, e ti accorgi del diabete? Io me ne sono accorto, avevo 15 anni, e non puoi farne a meno che non accorgertene, perché comunque inizi ad avvertire questa grande sete, che ovviamente si alza la glicemia, certo, è il contenuto glicemico, quindi dei carboidrati che abbiamo nel nostro corpo, inizia ad aumentare vertiginosamente fino a consumare 5-6 litri di acqua al giorno. Io continuavo a perdere peso, in questa settimana ovviamente si va dal medico di famiglia, certo. Quindi ti inviano direttamente a fare delle analisi del sangue. Successivamente sono andato in day hospital in diabetologia di Rimini e mi hanno diagnosticato appunto questa patologia. E comunque sì, l'impatto iniziale non è facile, perché comunque ti devi accorgere di conviverci a lungo, per sempre, diciamo. Ecco, è sicuramente un imbarazzo forte. Voi fate, attraverso prima Anna Chiara e poi anche Alberto, voi fate una serie di eventi per finanziare una serie di progetti. Partiamo dagli eventi, ne avete uno grosso, uno molto importante, ma ce lo teniamo in caldo per la seconda parte, abbiamo anche delle belle immagini. Voi fate degli eventi, Anna Chiara, certo, vero? Certo, diciamo che appunto lo scopo dell'associazione è contattare qualsiasi persona
e incontriamo per cui i privati, le aziende, le realtà del territorio per far conoscere proprio questo problema che più che un problema insomma è qualcosa che può capitare, per cui insomma va accettato, va gestito. È difficile gestire una malattia come il diabete perché è una malattia cronica, per cui lo scopo nostro è informare tutti sul fatto che comunque una prevenzione, uno stile di vita corretto aiuta a gestire un diabete, soprattutto il diabete dell'adulto, perché il diabete è di tipo 2, per cui tenere uno stile di vita corretto è qualcosa che comunque dà un contributo importante per un buon mantenimento di uno stile di vita sano. Però anche chiaramente un bambino di un anno, due anni, non ha, insomma, non è lo stile di vita che ha condizionato il venire incontro con una malattia così delicata. Per cui appunto far conoscere proprio che il diabete coinvolge i bambini, che coinvolge i bambini anche molto molto piccoli, è il primo obiettivo nostro, per cui sensibilizzare la popolazione su questa malattia e far conoscere quelle che sono poi anche le possibili complicanze, perché è una malattia che se non gestita in maniera corretta porta anche complicanze molto gravi. Per cui gli eventi nostri sono sul territorio, sono appunto eventi di raccolta fondi e eventi appunto e di sensibilizzazione per finanziare poi dei servizi a vantaggio delle persone col diabete, per cui non solo sensibilizzazione. Gli eventi sono, per esempio, l'evento importante molto è la giornata mondiale del diabete in tutte le piazze. Quest'anno eravamo in 50 postazioni con 150 volontari a parlare di questa malattia, a far conoscere proprio quello che è un mondo non per tutti, molto diffuso, ma non per tutti così conosciuto. È molto importante effettivamente parlarne, Alberto, molto importante parlarne, perché parlarne, soprattutto utilizzando il mezzo televisivo, in modo per raggiungere tante persone, per portare le persone a conoscere una malattia che molti definiscono subdola. Prima diceva giustamente Andrea che ti può attaccare in qualsiasi momento a 10 anni piuttosto che a 60 e te la porti per tutta la vita. E allora voi lavorate per finanziare anche la ricerca, se volete, per certi versi, no? Sì, Diabete Romagna, come dicevamo, appunto fa una grande opera di prevenzione, di sensibilizzazione sul territorio tramite gli eventi, come appunto abbiamo accennato. L'altro grande impegno che l'associazione cerca di portare avanti è quello appunto di finanziare dei professionisti che possono appunto dare un sostegno, che possono dare un aiuto, che possono curare le persone con il diabete. In particolare questi professionisti poi andranno a toccare tutte quelle che sono un po' la tematica delle complicanze del diabete, quindi podologi, nutrizionisti, psicologi, ad esempio psicologi ci si potrebbe domandare perché, psicologi invece è molto importante perché alle volte, soprattutto quando il diabete viene da giovani, è difficile accettare questa malattia, è difficile accettare questa convivenza per tutta la vita. E quindi un sostegno psicologico da questo punto di vista è molto importante. Andrea, se posso aggiungere una cosa, infatti proprio di Diabete Romagna, che non ti vuol far sentire solo. Sì. Solo vuol dire, perché io quando mi è venuto fuori il diabete mi sentivo molto solo, perché ti dici, ma perché a me il diabete deve venire altra gente... Sì. In sovrappeso, magari. Tutti vanno a me. Ma tutti vanno a me, capito? Quindi ti vergogni proprio anche a parlarne inizialmente, affacciarti con gli amici. Mi vergognavo comunque. Chiaro. Quindi Diabete Romagna proprio ti deve dare anche questo tipo di sostegno, cioè non farti sentire solo, anche alla famiglia, perché comunque è il primo che soffre quando a un bambino viene una malattia come il diabete o qualsiasi altra patologia, e di non abbandonare queste persone. Chiaro, poi la famiglia in qualche maniera vive, no, Andrea, questo tipo di situazione. Certo, sono i primi comunque che ne soffrono, vero? Certo. No, a me veniva in mente l'idea della prevenzione, perché è chiaro che se il diabete lo si scopre su un soggetto adulto, uno può anche un pochettino avere un'attenzione particolare nel modo di vivere, uno stile di vivere, ma se il diabete lo si scopre su un bambino piccolo... Esatto. Come si fa a costringere un bimbo o un ragazzino, capito, a non fare quello che fanno gli altri, gli amici, a non avere lo stesso stile di vita? Perché poi il gruppo... Soprattutto controllarsi continuamente, farsi queste prove glicemiche, quindi farglielo, non dico prenderlo come un gioco, però Diabete Romagna serve anche questo, come molti eventi che fanno, servono come aggregazione, a incontrare tutti i bambini comunque che hanno la stessa patologia, quindi... farli diventare normali anche loro, perché comunque sono normali, però comunque devono dare questo sostegno ulteriore alla propria vita, che
accompagnarli per sempre. Tra l'altro vedo queste immagini che fanno parte di una delle vostre campagne nelle quali i bambini sono un po' i protagonisti. Certo. Una cara, è possibile, prima diceva alcuni numeri, no? Cioè, che dimensioni ha il diabete anche in una realtà tutto sommato abbastanza limitata come la nostra, insomma, o a livello regionale o provinciale? Ecco. Sì, proprio nel territorio romagnolo sono 63.000 i casi di persone col diabete, per cui sono numeri altissimi, si parla di un 5% della popolazione mediamente, per cui sono numeri altissimi e soprattutto con un incontro fatto proprio l'anno scorso a Rimini, il dottor Marciani ha rilevato l'emergere del diabete di tipo 2, per cui il diabete è legato prevalentemente allo stile di vita, anche nei bambini, cosa che in Italia tendenzialmente non era presente, era presente negli Stati Uniti, per cui per uno stile di vita anche poco corretto. In Italia chiaramente il maggior numero di casi di bambini con diabete hanno diabete di tipo 1, per cui fondamentalmente un diabete, come diceva Andrea, da un momento all'altro arriva in maniera autoimmune in bambini anche molto molto piccoli. Per cui abbiamo appunto casi di bambini anche di 6-7 mesi, un anno, che si trovano comunque a dover convivere con questa malattia cronica. Cosa che non è assolutamente semplice, vuol dire misurarsi la glicemia, dovesse fare poi delle punture di insulina, insomma, quotidianamente. E quindi poi, Alberto, l'aspetto psicologico, dicevi prima, è importante, no? Sì. Forse è importante più nei bambini che negli adulti, no? Assolutamente. Quello che noi abbiamo riscontrato e che riscontriamo quotidianamente con i nostri volontari, con i nostri beneficiari, è appunto questa necessità di condividere esperienze, di condividere le difficoltà e quindi di trovare anche, di dare anche una risposta comune come associazione. E questo è molto importante. È possibile dire che l'unione, tra virgolette, fa la forza, nel senso che stringersi assieme tutti quanti attorno a un problema lo si affronta in maniera diversa? Assolutamente sì. È un motto sempre valido, molto molto valido, sì. Ci dobbiamo separare adesso per un minuto di pubblicità con gli amici di Diabete Romagna, ci ritroviamo dopo la pubblicità. Vivere in buona salute non è un diritto, ma un dovere. Purtroppo ne prendiamo atto solo quando siamo preda di malattie. Volersi bene, curarsi della propria salute, vuol dire affidarsi a consulenze mediche di alto profilo. Strutture sanitarie con la strumentazione diagnostica d'avanguardia, con minimi tempi d'attesa. Nella vostra scelta, affidatevi al Poliambulatorio Valturio. La struttura sanitaria che da oltre 20 anni, grazie alla vostra fiducia, è un punto di riferimento per la cura della salute di tutti voi e delle vostre famiglie. Dai più vita ai giorni e non più giorni alla vita. Benessere e salute oggi coincidono con la forma fisica. Non importa se il tuo obiettivo sia bruciare i grassi, aumentare la massa muscolare o semplicemente tenerti in forma. Per raggiungere i tuoi obiettivi è importante la motivazione, ma non basta. Indispensabile è avere una guida professionale competente. Siamo orgogliosi di offrire un ambiente accogliente, familiare e qualificato in grado di coinvolgere persone di tutte le età. La nostra filosofia è accompagnare e sostenere i clienti verso il raggiungimento dei propri obiettivi, sia sportivi che di benessere. I nostri corsi permettono di tenersi in forma divertendosi a tempo di musica e sono differenziati per livello di età e di allenamento, mentre per gli amanti dell'allenamento individuale offriamo un centro fitness completo e funzionale, uno staff qualificato e attento alle esigenze del singolo, oltre a un servizio di consulenza professionale gestito da un fisioterapista e un dietologo per i percorsi riabilitativi oppure di dimagrimento. Infatti, Gymnasium Club è un centro di dimagrimento certificato Slim Belly che è un metodo garantito e testato in tutta Europa che consente di perdere realmente centimetri in modo sano, naturale e veloce. L'esercizio fisico aumenta la resistenza, combatte l'ansia e tiene lontane le malattie. Basta veramente poco per ottenere dei benefici positivi. Vieni a trovarci e prenota la tua settimana gratuita. Siamo aperti da lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 23, il sabato dalle 9 alle 20 e la domenica dalle 9 alle 16. Ti aspettiamo in Viale Mazzini 26 a Riccione. Seconda parte di K33, stasera ci occupiamo di diabete. Anna Chiara, ripartiamo dalle donazioni, perché voi siete una Onlus che mette a disposizione tutto quanto il vostro sapere, la vostra creatività per aiutare chi soffre di diabete. Ed è importante il discorso delle donazioni, così come è importante anche il discorso dei campi che fate per i bambini e per gli adolescenti.
Sì, le donazioni che arrivano, arrivano principalmente da private e da aziende del territorio, per cui abbiamo un grandissimo sostegno, che è una cosa che ci riempie davvero il cuore, perché ogni volta che incontriamo qualcuno a cui spieghiamo comunque i nostri progetti, riusciamo a trovare tantissima generosità, perché tutto quello che finanziamo lo finanziamo solo e soltanto grazie alla generosità di privati e di aziende. Noi siamo semplicemente un tramite tra persone che hanno bisogno di servizi, per cui appunto bambini con diabete, genitori e adulti che magari si trovano ad avere casi anche importanti di problemi agli arti inferiori, perché un diabete non gestito in maniera corretta è un diabete che può portare anche a causa di amputazione agli arti, perché purtroppo è una malattia estremamente subdola, per cui tutto quello che finanziamo lo finanziamo grazie ai sostenitori che ci danno una mano immensa. Una delle attività sicuramente per noi più importanti è proprio quella anche dei campi per i bambini e gli adolescenti, per cui bambini e adolescenti che difficilmente gestiscono la malattia in autonomia, in questa occasione di ritrovo, che riusciamo a finanziare grazie a eventi, ma grazie proprio a questa generosità di persone che ci sono vicine, e riescono a incontrarsi, a capire come gestire in maniera corretta la malattia, in autonomia, in serenità, perché comunque è una malattia che porta, come dicevamo prima, certo, a misurazione di glicemia e a iniezioni, perché insomma vuol dire dover misurare insomma quante iniezioni farsi, come farle e con che modalità insomma anche gestire la parte anche, certo, di impegno psicologico insomma. Che è una cosa sicuramente, io leggevo qua, perché vogliamo che un giorno il diabete non abbia più potere di decidere della vita di nessuno, Alberto, e voi per evitarlo fate questi eventi, tra l'altro c'è anche un evento qua nel Riminese, poi sì, parleremo della Marathon. Sì. Sì, sì, all'interno di Diabetes Marathon quest'anno è stato fatto un importante evento di tipo di approfondimento scientifico-sanitario coordinato dal dottor Marciani dell'ospedale Infermi di Rimini, in cui appunto abbiamo affrontato il tema relativo alle nuove tecnologie nell'ambito della gestione del diabete. È stato un evento importante perché appunto abbiamo visto la grande necessità che i nostri beneficiari hanno di trattare questi argomenti, di avere un confronto anche al di fuori insomma, dell'ambiente sanitario con i medici ed è stato importante anche perché appunto abbiamo potuto un po' prendere in mano quelle che sono tutte le nuove scoperte, le nuove tecnologie che aiutano la gestione del diabete nelle persone. Ed è una cosa molto importante. Andrea, diabete 1, diabete 2, di tipo 1 e di tipo 2. Che differenza c'è? Cerchiamo di farlo capire, perché poi magari a volte io mi rendo conto, no? Cercando di condurre questa trasmissione, a volte scivolano delle parole che tecnicamente per voi sono una cosa normale. Uniti. Diabete 1. Esatto. Diciamo. Invece magari chi invece si sente da casa. Invece lo spaziacque è molto, esatto, molto grande. Come dicevo prima, sono diabetico di tipo 1. Sì. Tipo 1 significa che ti viene sostanzialmente in età molto molto giovane, sì, diciamo anche appena nati, adesso sì, ci sono, sì, casi. E in teoria arrivi fino ai 17-18 anni in cui può sorgere questa malattia di tipo 1. Il tipo 2 invece viene a persone più adulte. Più adulte significa dopo i 40 anni di età e sostanzialmente persone che non hanno, diciamo, un buon stile di vita dal punto di vista, chiaro, alimentare. Quindi, chiaro, sono persone in sovrappeso, magari, sì, hanno praticato poco sport. Io ho visto come a me lo sport mi ha aiutato tanto, chiaro, dal punto di vista appunto del trattare la malattia, e quindi il diabete di tipo 1 è un po' più problematica come patologia, perché, certo, comunque il pancreas smette di produrre questa benedetta insulina, certo, e quindi la dobbiamo introdurre noi, certo, facendoci le prove glicemiche, quindi vedendo quanto è il livello di glicemia, e poi in funzione di quello che andremo a mangiare, quindi, certo, il contenuto di carboidrati del nostro cibo, del nostro pasto, andiamo a introdurre insulina. A volte l'insulina che andiamo ad immettere è perfetta, quindi la dose giusta, a volte esageriamo, quindi si possono avere crisi ipoglicemiche, o, sì, ne fai troppo poche, avrai crisi iperglicemiche, sì, che comunque sono meno problematiche delle crisi ipoglicemiche in cui si può rischiare. Quindi è comunque importante parlarne di questi argomenti. Io dico sempre, tutte le settimane che ospitiamo, le quali ospitiamo naturalmente, persone di diversa estrazione, diversi anche tipi di situazione, la prevenzione è una cosa importante, l'informazione è una cosa importante, no? Esatto, esatto. E poi corriamo il rischio a volte di dire io non lo sapevo. Di fare un salto nel vuoto come magari è capitato a me, è vero? Esatto, io non lo sapevo.
E allora io mi riaggancio, Anna Chiara, al discorso della maraton, no? Cioè, questa è una cosa grossa. Alberto prima diceva che all'interno Rimini ha organizzato questa bella iniziativa, però c'è questa grande maratona, tra l'altro abbiamo anche le immagini, possiamo farle vedere, Stefano, c'è questa grande maratona proprio antidiabete, come la vogliamo chiamare? Una maratona simbolica, nel senso che è proprio una maratona in cui fondamentalmente si va sia a parlare di diabete, per cui si vanno a fare incontri sul territorio, parlando appunto come l'evento di Rimini, di tecnologie, parlando di quella che è la prevenzione, parlando di piede diabetico, e parlando un po' di tutto quello che effettivamente è il mondo che sta attorno al diabete, ma soprattutto si va a correre una maratona non simbolica ma fisica, per cui una corsa, che in realtà questa è stata una mezza maratona, 21 km, 10 km, camminate, attività per bambini, per fare in modo appunto di unire tutti attorno a questa causa così diffusa e per sostenere dei progetti che sono appunto progetti per bambini con diabete, per adulti con diabete, per cui per non solo prevenire ma per dare un aiuto concreto, per finanziare dei servizi veri e propri. E quest'anno la novità è stata anche un grande concerto in Piazza del Popolo a Cesena per coinvolgere a maggior ragione e, insomma, tutte le persone che in qualche maniera sentono parlare di diabete ma evidentemente conosce tutto quello che poi c'è dietro, per cui l'impegno nostro come associazione, ma anche proprio tutte le persone che sono questi bambini stupendi che, insomma, cerchiamo di aiutare nei nostri progetti. Davvero, davvero bello. E tra l'altro, se il diabete, Alberto, è una malattia che si nasconde e vive nel silenzio della solitudine, noi stasera abbiamo cercato di portarla fuori, di parlarne, di farla conoscere, perché l'unico modo poi in qualche maniera per, non dico debellarla, tra virgolette, ma cercare di affrontarla con serenità. Esatto, c'è una grande necessità di informare, di far sapere, soprattutto appunto per magari le persone che incorrono, come diceva Andrea prima, nel diabete di tipo 2, migliorando il proprio stile di vita, migliorando la propria alimentazione, è possibile limitare la possibilità che appunto il diabete venga. Però appunto è importante darle questo tipo di informazioni, altrimenti poi è difficile agire diversamente. Speriamo di essere stati quantomeno negli spazi televisivi assegnati quantomeno esaustivi. Naturalmente avremo modo di ritrovare gli amici di Diabete Romagna. Il tempo a nostra disposizione stasera è finito, mentre scorrevano ancora le immagini della maratona, della Diabete Marathon. Io mi fermo qua, ringrazio naturalmente Anna Chiara Feltracco, coordinatrice della stazione Diabete Romagna, ringrazio Alberto Cavalli, anche lui coordinatore della stazione Diabete Romagna, grazie Alberto, e grazie naturalmente anche per la, come dire, per la storia, per la vicenda, il vissuto personale, Andrea Bertuccini, che è un volontario di Diabete Romagna, che naturalmente porta un contributo importante, perché naturalmente, insomma, quando poi si vivono queste situazioni, credo Andrea sia ancora più forte il legame in un'associazione che comunque è un'associazione onlus e quindi non ha scopo di lucro ma cerca soltanto di aiutare gli altri. Grazie a voi. Ad uscire da questo problema. Io mi fermo qua, vi ricordo che siamo anche su online, su Facebook, Medicina Dica 33, se volete in qualche maniera interagire con noi o darci suggerimenti, ben volentieri vedremo di trovare il modo di occuparcene nelle prossime puntate. Mi fermo qua, vi ringrazio per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento sulle nostre reti, l'appuntamento tra 7 giorni con Dica 33, arrivederci. Associazione Il Punto Rosa, Sant'Arcangelo di Romagna, Poliambulatorio Valturio, Rimini, ANED, Associazione Nazionale Emodializzati.